Un cordiale saluto a tutti amici, benvenuti da Stefano Ghetti. Il quadro meteorologico è tornato un po' più tranquillo sul nostro paese, ma non riusciamo ancora a godere di una totale stabilità atmosferica. Abbiamo questo vortice che si sta indebolendo ormai sulla Grecia, continua ad inviare masse d'aria relativamente fresca e instabile. Abbiamo avuto qualche disturbo in queste ultime 24 ore, specialmente al centro-sud, su alcuni settori del nord-est. Il tempo adesso per martedì si rimette abbastanza tranquillo un po' su tutta l'Italia, in attesa però di un nuovo peggioramento che si avvicinerà già nel corso della giornata di mercoledì, anzi già dal mattino probabilmente il tempo comincerà a dare segnali di peggioramento proprio a partire dai settori più occidentali del nord. È un peggioramento che poi sarà destinato ad estendersi nelle successive 24 ore, dunque nella giornata di giovedì, anche al resto del nord, su gran parte del centro. Insomma, ripetiamo, questa primavera continua e continuerà per alcuni giorni ancora a mostrare il suo volto più dinamico, con questi alti e bassi, soprattutto sul fronte meteorologico. Le temperature, bene o male, sono aumentate e caleranno chiaramente nelle prossime 24-48 ore per effetto appunto dell'arrivo delle piogge, dei temporali e ovviamente del minor soleggiamento. Se tutto verrà confermato, un nuovo peggioramento possibile tra venerdì e sabato, ma di questo ne riparleremo. È tutto, a più tardi.